Nuovo episodio della carriera, ragazzi. Mi dispiace dirvelo sempre, ma raggiungiamo questi benedetti 6.000 like per avere un episodio entro 2 giorni. Solamente 2 giorni e lavoro giorno e notte per portarvelo. 6.000 like, vi aspetto qui sotto. E mentre andate a mettere il like e un commento, non dimenticate di passare in descrizione tutti i link ai miei social network, Instagram, Facebook, qualsiasi cosa tranne il mio numero di WhatsApp. Avete lasciato il mi piace, avete lasciato quel diavolo di like. Siamo arrivati a 6.000. Bene, iniziamo la carriera. C'è anche il calciomercato. Il Sassuolo ha accettato l'offerta per Vitale. Andiamo a vedere. Matuidi, sempre più alto. 40 milioni di euro la mia offerta. Per Isco vogliono 107 milioni. Mi sembrano tantini. Io provo a offrirne 70. 79 per William Carvalho mi sembrano alti. Io ne offro 63. Lo United ovviamente ha rifiutato per Pogba, ma questo lo sapevamo. Alla ricerca di quel centrocampista che ci farà cambiare la storia della partita. Blanco, hai fatto un ottimo lavoro con la mia faccia, ma è ora di tornare in tribuna. Io provo anche un colpetto del genere. Chamberlain in prestito. Gli diciamo prestito di un anno con il riscatto firmato a 30 milioni di euro. E dato che siamo alla Juventus, proviamo ad andare a prendere Bernardeschi dal Sassuolo, che non so se sta giocando tanto. Sempre la stessa offerta, con riscatto fissato a 30 milioni di euro. Insomma, mi serve un giocatore in più offensivo da tenere lì. Avanziamo e c'è la partita di campionato con la Lazio. Sappiamo benissimo quanto è importante gli allenamenti, fermi. Un'offerta per Hernanes, il profeta. Non posso vendere il profeta, assolutamente no. Ormai è entrato nelle rotazioni della squadra e quindi, se volete Hernanes, mi dispiace, ma dovrete sborsare 90 milioni di euro. Se me l'accettano, io giuro che mangio il faro che uso per registrare. Casemiro 66 milioni di euro e io gliene offro 60. E invece il Bayern per 35 milioni accetta l'offerta per Renato Sanchez. 5 anni di contratto, giocatore chiave, prima squadra e 110.000 a settimana. Per Asensio vogliono qualcosina in più, io però dopo non ho più soldi per prendere il mio centrocampista ideale e quindi non lo so, ci provo ma boh. 124 milioni di euro per Verratti, sapete dove potete metterveli? Superil! Il Chelsea ha accettato 40 milioni di euro per Kanté e quindi riusciremo a prendere sia lui che Renato Sanchez. Attenzione, vuole 210 a settimana, gli faccio 4 anni di contratto e giocatore chiave prima squadra. Attenzione perché la mediana della Juve può rivoluzionarsi. Real Madrid, capisco che Isco sia forte, ma 107 milioni di euro, ma chi ce li ha da spendere? 60 milioni per Casemiro, offerta accettata. Andiamo a vedere però, vuole uno stipendio mica indifferente il ragazzo qua, eh? Anche il PSG ha accettato 40 milioni per Matuidi, diventa un altro giocatore che può arrivare tranquillamente. Attenzione perché il Real ha anche accettato 60 milioni per Asensio. Andiamo a vedere perché sta venendo fuori qualcosa di veramente bello. Invece il Sassuolo e l'Arsenal non ci danno i giocatori in prestito. Renato Sanchez invece ha accettato l'offerta e io lo aspetto immediatamente a Torino braccia aperte. 63 milioni per Villa e Carvalho hanno accettato, ma io non ho più i soldi per comprarlo. E non mi spiego perché il Bologna non voglia Hernanes a 90 milioni di euro. Renato Sanchez va subito in formazione, non da titolare, in panchina al posto di Mandragora. La partita con la Lazio si gioca in casa e adesso dovremo far giocare i titolari che si sono riposati per un bel po' fino adesso. Ma non farò giocare Gimenez perché è ancora leggermente infortunato. Barzagli, una delle ultime partite e poi riposi un po'. Sono sanissimo, te lo giuro. In più ti posso anche dire che ho appena finito di entrare in CP vs Food. Attenzione ragazzi, perché oggi possiamo costruire un altro piccolo pezzo di campionato italiano. Quella parola, il trofeo finale, ancora non la posso nominare, ma sappiamo che vogliamo vincere tutto in questa stagione. Guardate che squadra, guardate che attacco, Ronaldo, Martial, Dybala e questo credo sia Piazza, non lo so chi è. Quello spicchio di sole mi dà particolarmente fastidio perché non riesco a vedere la palla quando ci transita. Attenzione, Martial dentro e infatti la perdo. Questo giocatore, Felipe Anderson, lì smarcato perché è lì da solo... Attenzione, attenzione, cosa succede? Dybala, l'uomo più avanzato, la prende e poi si allontana dalla porta, arretra per fare gioco. Ronaldo, dentro così, a cercare Piazza, si butta dentro Nainggolan, lo serve, ancora dietro per Dybala. E poi Ronaldo, adesso i due attaccanti non sono in attacco. Nainggolan vede il taglio di Dybala, Dybala vede il taglio di Martial, che può andare, il tiro fucilata di Martial, la palla parata da Consigli. Ragazzi, Martial mi sta già piacendo tantissimo, l'ho usato poco ma mi sta già facendo impazzire. Dentro per Nainggolan, la palla che voleva darla Martial ancora. Eccolo qua, Antonino, dentro per Dybala, che si appoggia ad Arturo Vidal, e poi ancora da Dybala, e poi Cristiano Ronaldo, dentro per Arturo Vidal, la palla che è lì! Guardate come arriviamo sempre noi sulle prime palle, Martial, dentro per Ronaldo, e poi dentro ancora per Paolo Dybala, Dybala vuole liberarsi per andare al tiro, ancora Dybala, messo giù, c'è Nainggolan, stop, e tiro di Raja dalla sua posizione!
C'è una cimice in camera che sta girando, ma non posso fermare l'azione offensiva di Cristiano Ronaldo, che tiene la palla ancora lì dentro per Vidal. Il tiro, c'è il gol di Arturo Vidal senza che la cimice mi cada in testa. Vi prego, il gol di Vidal servito da Cristiano Ronaldo. Un bellissimo pallone, un bellissimo inserimento di Vidal, un bellissimo assist di CR7. Il fenomeno che non molla più niente, lì può esprimere al meglio le sue capacità tecniche, e Vidal butta dentro il gol dell'1-0 sulla Lazio. Anche questa partita viene sbloccata dal genio di CR7, e quindi non mi rimane che esultare come lui. Immobile allarga tutto su Rafael, addirittura che alla Lazio il tiro di Rafael. Donnarumma dice no. Martial dentro così per Paolo Dybala, che si appoggia a Cristiano Ronaldo, che con la suola riesce ad andare via, a eludere la guardia, e poi dentro per Dybala. Ancora Dybala che aspetta Ronaldo, riesce a servirlo, e poi Ronaldo la ridà a Dybala. Dybala sul mancino, è la Dybala mask, non so più con che mano parla, perché hanno fatto il gol insieme Ronaldo e Dybala. Mamma mia, quando succedono queste cose mi viene da impazzire, perché questo scambio è stato micidiale. Dybala, Ronaldo, Ronaldo, Dybala, Dybala col mancino, l'appoggia lì piano piano, un tocchettino da biliardo, e fa gol del 2-0. La partita potrebbe dichiararsi chiusa, ma sappiamo che fino all'ultimo non possiamo esultare, come se non lo stessi già facendo. Cristiano la va a prendere largo per Marco Piazza, e poi c'è Paolo, e poi c'è ancora Cristiano che cerca il taglio di Antonino. È bellissimo, è in area, attenzione, la può mettere dietro a rimorchio per Arturo. Quanti nomi italiani strani. Eccolo qua Renato Sanchez, tocca il suo primo pallone con la maglia della Juventus. Piazza ancora lui, si butta dentro subito Renato Sanchez, personalità, vuole andare a segnare il suo primo gol dopo pochi minuti che è entrato. Renato Sanchez dentro così per Paolo Dybala tra le linee, che va a servire Nainggolan, e serve Martial, e poi serve Piazza. La palla che è ancora qui, bellissima l'imbucata per Renato, che si è proposto veramente alla grande in questa entrata in partita della Juventus. Ancora Renato, Renato Sanchez il tiro, forse lo murano con una mano, e poi Renato, serve Martial, i due nuovi acquisti. Nainggolan può mantenere il possesso della palla, e poi si fa steccare in area e non è rigore. Si gira, riesce a servire ancora Dybala, e poi c'è il taglio di Piazza, è buono, è regolare, c'è Piazza che si appoggia a Dybala, che a porta vuota prova il tiro, e poi ancora Dybala, la mette dietro per Renato, potevo tirare con Piazza ma volevo il gol di Dybala. Renato ci mette la punta del piede, riusciamo ad andare via, ancora Dybala, ancora in contropiede per Piazza, ancora la palla nostra, ancora Marchisio, e ancora Renato, e ancora Paolo, e ancora Piazza, dentro per Martial che questa volta ha invertito la sua posizione, ancora Martial, rientra il tiro di Martial, deviazione, calcio d'angolo, scoppiettante. E finisce qua la partita, bellissima prestazione di squadra collettiva, e adesso il rombo con Renato Sanchez torna ad avere un senso, un modulo da non sottovalutare. Avanziamo ragazzi. Ragazzi, chiudiamo questo mercato, andiamo ad acquistare l'ultimo giocatore che ci manca, e Kanté avrebbe accettato. Accettando Kanté ci rimane ancora del gran budget trasferimenti, quindi adesso aspettiamo e vediamo quegli altri cosa dicono. Paulino De Ceglie invece secondo me lo possiamo vendere al Pescara, invece no, rifiuto l'offerta, rifiuto ulteriori controfferte, De Ceglie dovrà essere parte della storia. E anche Matuidi avrebbe accettato l'offerta, quindi adesso possiamo scegliere tra questi due, tra Kanté e tra Matuidi. In questo momento prenderei assolutamente Kanté, nonostante lo stipendio più alto per l'età più giovane e la valutazione che circa è quella. Anche Casemiro e Asensio avrebbero accettato l'offerta di trasferimento. Andiamo a vedere un po'. Asensio probabilmente non rientra nei nostri parametri, e invece potrebbe rientrarci Casemiro, no, neppure lui. Quindi dobbiamo per forza scegliere uno tra i due giocatori francesi. E io ragazzi accetto immediatamente Kanté. Eccolo qua, Kanté è un nuovo giocatore della Juventus. Mi serviva quella fisicità a centrocampo che solamente lui può darci. Offerta per il trasferimento per Dybala, ma stiamo scherzando. Ah! 140 milioni di euro? Questi sono soldi, ma non posso assolutamente vendere Paolo Dybala, quindi io gli chiedo 230 milioni di euro di controfferte per andare a supervalutare Dybala più del passaggio, del trasferimento di Neymar al PSG. Se dovessero accettare, Dybala diventerebbe il giocatore più pagato di sempre. 230 milioni per Paolo Dybala. Purtroppo è più di quanto sono disposti a spendere. Allora Bayer, mi dispiace, non avrai Paolo Dybala, perché per avere Paolo Dybala, te lo ripeto, servono 230 milioni di euro. Andate a chiedere un prestito, un finanziamento, un leasing, quello che volete, ma se lo volete questa è la cifra che dovete pagare, e quel 2 lì rimane. Però ho visto che la prossima partita di Coppa Italia sarà contro il Genoa. Vuol dire che col Milan siamo già passati? Vuol dire questo? Vuol dire ok, abbiamo eliminato il Milan allora. Quindi cerchiamo un accenno di turnover contro l'Udinese per andare a giocare con i titolari contro il Genoa.
Non sarà rombo questa volta, ma sarà un 4-3-3 con Mandzukic, Cuadrado e Martial. Bellissimo con Kanté, Sanchez e Marchisio. Guardate che bella mediana che abbiamo. Marchisio può ripartire, c'è il buco incredibile per Martial, che può andare, dritto verso la porta, Martial, Martial, Martial la sbaglia con il suo piede debole, prima occasione utile per lui per sbloccarla. Renato Sanchez può spingere, attenzione perché si apre anche Cuadrado sulla destra e gliela dà, che bellissima palla, anche con un fallo, regola del vantaggio, si gioca, ancora Cuadrado, che si appoggia proprio a Renatone, ancora Renato, che prova a portare palla e allarga tutto, così, su Martial, che si gira, anzi no, e Kanté! Il palo di Kanté, la sua prima partita in Serie A con la maglia della Juventus, e Cuadrado che la butta fuori. Cuadrado si appoggia così a Sanchez. Sanchez e Kanté, una diga a centrocampo, non passa neanche una goccia d'acqua. Mandzukic dentro così, c'è Dybala, attenzione Dybala, prova a servire, riesce ad appoggiarsi, ancora Kanté, Mandzukic si appoggia Dybala sul mancino per il tiro, Dybala deviato calcio d'angolo. Bellissimo cross di Martial per Blanco, c'è Cuadrado che cosa fa? La alza per Mattiello, Dani Alves, il tiro, ho visto di tutto. Cuadrado, largo per Paolo Dybala, Dybala vede l'inserimento di Renato Sanchez che è un tutto campista, veramente lavora a tutto campo, ancora Renato Sanchez, dentro per Mandzukic, largo per Cuadrado, il tiro e l'uscita di un millimetro, di un pelo del petto di Cuadrado. Martial prende la palla e può servire, Paolo Dybala nello spazio, bellissima intesa tra i due, ancora Dybala che aspetta l'arrivo di Martial, sceglie invece Renato Sanchez che dà una palla splendida a Mandzukic che da lì può anche tirare il palo di Mandzukic, a posizione impossibile. Mandzukic si appoggia così a Paolo Dybala, attenzione perché Piazza è quasi smarcato, è quasi libero, la butta dentro per Renato Sanchez che adesso sta facendo una partita importantissima, ancora Sanchez, si appoggia indietro a Mandzukic che si appoggia indietro a Kanté, libero dall'altra parte, c'è Mattiello che arriva, dentro per Martial, Martial può andare, può proporsi per Dybala. Dybala la va a prendere, Dybala può ripartire, Dybala può servire Piazza che è liberissimo, adesso creiamo la superiorità numerica che ci serve per andare in vantaggio, c'è Dybala libero, lo serviamo, non ci siamo riusciti. C'è ancora un'ultima speranza, il contropiede decisivo per la vittoria, per le nostre umili speranze, le nostre voglie di vittoria. Ma se Scuffella tiene lì e fa passare il tempo, per forza poi non riusciamo ad andare a fare il gol che ci servirebbe per sbloccare questa partita che abbiamo dominato e ci serviva la vittoria qua. Facciamo l'allenamento, concludo l'episodio con veramente un po' di rabbia addosso perché potevamo portare a casa 3 punti importanti e invece non è così, sarà da inseguire ancora una volta, potevamo ammazzare quasi il campionato. Ma non disperiamo perché il mercato è ancora aperto e ci sono i quarti di finale di Coppa Italia contro il Genoa. Ovviamente ragazzi, affinché questa serie possa andare avanti serve ancora una volta il vostro contributo. 6.000 like e entro 2 giorni caricherò il prossimo episodio. Se lo volete sapete cosa dovete fare, sono di parola, ormai avete visto che carico con frequenza e regolarità la carriera, ma voi arrivate a 6.000 like.